you come through the economy. That's when you pay nothing. Dei tuoi cani di merda. Immensa testa di cazzo. Buffone di merda, ma tu cosa credi? Devi qui a parlare ogni tanto perché ti mangia il culo. Qualcuno ti dice che tutto il mondo non c'è niente, non devi parlare con niente, non devi parlare con nessuno. No, no, i carabinieri non c'è bisogno di chiamare. Posso venire alla scuola un settimana al Ministero delle Comunicazioni, ufficio di via Principe alle 20, stato depositato l'esposto sulla testa di questo signore. E adesso si accoglierà la sala per i capitoli anni. È compito della polizia postale scovare questo testo di cazzo. Vorrei dire adesso si nasconde, sto pigro. Adesso vedrai, 30, dagli tempo, un minuto, ricomincia col cane, con tutte bau, 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 lì la tarantella, capite, 2 anni va avanti a fare un stolzo. Sì, sì, ma io guarda, c'è qua mio fratello, intanto stava telefonando, segnalando che è frequente. Se l'hanno sempre fatto in tempo a mettere il segnale, adesso gli vanno a terra questo. Non so se abbiamo fatto in tempo. Immensa faccia di merda. Che poi non è che viene a disturbare solo me, capito? Disturba tutti, in forme diverse. Ha rotto il coglione di Dionisio per 1 anno e mezzo, che gli ha messo le canzoni lì nel muro, che gli grattava il culo, per 1 anno e mezzo a Dionisio. Qui coi cani, la tarantella, le minchiate emozionali, innominativi, peccato che ha pestato i piedi alla persona sbagliata, un pezzo grosso della polizia, che è stato registrato e rimandato qua, e stavolta ha fatto incazzare qualcuno di grosso. Colonnello, che cazzo di grado è, non mi ricordo. Viene qua con la polarizzazione vista, lui ha conversazzate, ha assunto minchiate, prende per il culo la gente, ma non è che viene qua, prende per il culo lui, e dico lì perfettamente, sto mandarino di merda. Sei a casa, Anacleto, in serie? Mi sembra giusto. Fai un culo come un animale tutto l'anno. Ma Robby, vieni qui, puoi fare prima.
No, no, sono io proprio adesso, guarda, 10 minuti fa sento tutto deficiente qui, ho detto, guardalo qua che fa, è della terza volta che viene, la terza o quarta volta che viene fuori con la sua voce. Ma lui crede di essere Marconi, capito? Lui crede che la gente non riesce a registrare i pattern dei segnali. Guarda che con due strumenti, di 2+2 sono 4, non più, No, lui non può giudicare guadagno di tema, perché fa il professore, non capisce neanche che cazzo deve bere a tavola, se deve dire acqua e gli chiede stronzate. Senti, io ascolta, a me non piace offendere gratuitamente le persone perché non l'ho mai fatto. Io lo faccio solo quando vengo aggredito, cosa che non dovrei nemmeno permettermi di fare perché dovrei essere superiore alle persone, no? Una persona si distingue dalle altre in quanto è superiore. Però se tu vieni in radio e mi dai del figlio di puttana tutte le volte che mi senti, questo lo fa regolarmente tutte le volte che mi senti in radio, scusami, ma io non so da dirgli caro amico, non dovresti dire le parolacce, siamo sotto Natale, sei buono, sono bambino, capito? Cioè non sono un figlio di santo neanch'io, eh? No, ma guarda, adesso è dovuto essere quello che ho capito quando uno è fatto così, non automaticamente, come sai, che signore, io sono persona e sei chi è. Ho parlato di prova, di prova, di una madonna, ma ho preso, e da qui per la posizione, ho capito con me. Non deve essere un bel caso, ma quando un maschio così passato, non deve essere un bel caso. Sì, non esiste la persona che la scelta piacerà, la scelta comunale, non la sento, capito? Sì, tu hai ragione, questo è il tuo punto di vista. Però io dico questo, che una persona che si diverte a disturbare tutte le frequenze, va sulle frequenze aeroportuali, lo invitano a spostarsi, va lì e continua a mettere le sue pirlate, le sue musichette e quant'altro, no? Poi non ha nessun diritto a presentarsi in frequenza e fare finta di niente. Un altro testa di minchia, l'Archimede, che fa le canzoncine, fa l'imbecille dalla mattina alla sera e poi dice no, ma io non sono l'Archimede. Poi viene fuori con la sua voce e dice ah, quello lì è uno che mi fanno le registrazioni. Cioè, voglio dire, ragazzi, se siamo qui a fare quattro chiacchiere bene, a ironizzare va bene, ma io con i buffoni non ci voglio parlare e non li voglio neanche sentire in radio. Non so nessuno, va bene, io non lo faccio parlare che c'è. Mi dispiace, ma uno che va disturbando la brava gente che sta chiacchierando, che voglia fare due chiacchiere e che passa la sua vita disturbando, mi dispiace, ma è un infame di merda e va perseguito. Boni. Ciao Fiore. Abbiamo appena avuto il piacere di parlare con quello dei cani. Di che cosa si trattava, ecco, per cui ho detto, beh, moderate un po' il linguaggio, poi se tengo a te dirti che non sono estraneo, ma bensì sono Pasqualino, ok, Fiore? Ciao Pasqualino, no, ma tu hai fatto bene intervenire perché io ho usato un epiteto che non è bello da usare, ho detto Fiorone di Meridione. Io non ce l'ho né con il Meridione né col Settentrione, non ce l'ho con i meridionali, con i nordisti, i sudisti, non ce l'ho con nessuno. Ma quello appartiene a una categoria, quella del non del Pierone, come mi chiamo qua a Milano, è una cosa da ridere, se sei un Pierone, è una cosa da ridere, come tu mi puoi dare del culo in tombo. Ma lui è un terrone, quelli con tre R, capito? Proprio la schifezza della schifezza. Vabbè, Fiore, ma vedi, io ti devo dire che mi ha fatto un effetto quanto mi si definisce Pierone. Dico, beh, sono un Pierone, sono nato in Pierone e quindi mi sono fiero in cui la terra mi ha messo al mondo e quindi non ci posso fare nulla. Mica possiamo essere tutti Pierone oppure tutti nordiste, quindi è il caso della vita, quindi non è per noi, che tutti ne ha tutto. Quale? Diglielo Fiore, che noi siamo Pieroni del Nord. Ah no, dovete capire una cosa, andate nel vocabolario e guardate cosa vuol dire la parola terrone. E non vuol dire né dispregiativo né vuol dire solo lavoratore della terra. Istruitevi bene e se non siete capaci di leggere, fatemelo leggere. Adesso ti do io un altro pezzo. Ai. Sì.
Pasqualino, io sono Roberto, lui è Roberto, Fiore è l'altro amico, carissimo amico del Veneto. Allora, ascolta. Innanzitutto, prima cosa, sia io che il Fiore siamo fermi dal nord, sta facendo Veneto. Però, giustamente, faceva notare che nel vocabolario, che ormai incorpora la parola, lì è detto lavoratore della terra, quindi non è un dispregiativo, però attenzione bene, Fiore. I milanesi che ti dicono che sei proprio un terreno, lo dicono così, ma che vuol niente, non c'è mai cattiveria. Un conto invece sono i ragazzi di adesso che dicono terrone di merda, con 3 R, 4 R. Diventa un dispregiativo, anche se una parola come pirla, Pasqualino, pirla vuol dire frottola in milanese. Uno che ti dà del pirla, tu gli puoi rispondere trenino, così, perché pirla vuol dire frottola in milanese. Si dice che un uomo che si fa trattare della sua donna come pirla, vuol dire che la sua donna lo fa girare come vuole lei, cioè come una trottola. Questa è l'Accademia della Crusca, l'Università Milanese del 1700. E quindi Teron è una parola ormai assimilata nel vocabolario comune, quindi è come fiore, come la luce, eccetera, eccetera. Ma quando c'è della gente come questo signore qua, che viene qui a fare il professore, che passa la sua vita a rompere i coglioni, che ne vista la decenza, a rompere le balle, di frequentare queste frequenze, perché se non è un uomo, non è un uomo, e quindi va scacciato, questo è quanto pensiero. Vabbè, ovviamente questo è fatto 5 minuti di silenzio, ho cominciato a chiedermi questo. Questo è più come me. Sì, ma lui ha detto, ciao Paolo. Sono passati 10 minuti circa, adesso sì. Ciao Pasqualino, tanti auguri di buona forza. Buon Natale e buona festività, buon fine e buon principio anno. Ciao, anche a te tanti auguroni, Fiore, un abbraccio. Può essere, non dico di no, può essere,
già così dipende dalla lotta come viaggia e dopo vino di più la questione meccanica, ma è una questione di rovesciamento dell'onda che subisce delle riflessioni della ionosfera e lì che non puoi mai prevedere, è un po' come quando in direttiva ci sono racconti meglio con la penna girata dall'altra parte e perché rimbalza contro le montagne per esempio e l'onda arriva riflessa migliore piuttosto che in onda diretta, hai capito? E dopo lì non si può sapere questo discorso, però una cosa che emerge è che tu lo sposti meglio in verticale ed è ovvio perché lui già ha un dipolo a un loop che è un triangolo, non so come mi smentirai Giorgio, mi sembra di ricordare che tu mi avessi detto che hai un loop, ecco, un triangolo messo lì, tra l'altro mi aspetterei un rio detto Giorgio, in tutta sincerità mi aspetterei una resa migliore da quel loop lì, anche qui soprattutto visto che è onda in sera come dovrebbe essere, loop in ottanta ovvio che ha delle perdite, però lì dovresti avere una resa migliore, a te Giorgio. Comprarsi una radio, passare il tempo, mettere la portante, la musica, rottare, mettere tutte le registrazioni, non so che divertimento ci sia, ma probabilmente non ne fanno di niente, cioè, non è uno normale, perché uno normale non fa una cosa del genere. Ciao Roberto, sono due. Robby era qui, fino a 5 minuti fa, probabilmente è in stand-by, può essere più tardi di prendere. Comunque sì, il discorso è quello che dicevi tu, cioè voglio dire, lo stesso risultato che puoi avere usando un comunissimo, per dirti, 140, che costa niente, che è la cosa più comoda. Devo passare al computer, la frontiera, il gira la posizione 2, ricevo il venne in orizzontale, mentre il progetto è messo via a tutela, un secondo, Giorgio, ma te con l'altra antenna come non tutti, Michele? Arrivano 10 ore e 15. Ah, ecco, vai Michele! Ma con quale altra antenna? Con la Federico, con cosa? La Federico, sì, Federico, funziona come ricavo in orizzontale per ricezione. Prova a ricevermi con quello allora, in orizzontale, prova a ricevermi in orizzontale e io ti rifaccio di nuovo i passaggi con la verticale di polo quando tu mi ricevi in orizzontale, così vediamo un po'. Comunque certo, in orizzontale per 9.15, ma dimmelo quando mi ricevi con quell'antenna lì orizzontale, dimmelo che faccio la prova. Fai la prova, vai in orizzontale adesso, vai, se io come, fai una cosa, però non posso rimettere con quella, perché mi serve solamente per la ricezione. Sì, questa è la bella, tu mi ascolti lì e poi commuti di nuovo e mi dici come va. Allora, così sono con la verticale, sono in verticale, adesso giro in dipolo, voilà, adesso così sono con il dipolo. Vediamo un po' allora come va la storia. Ok, in un verticale rende un po' di più, ok, in verticale rende un po' di più. Poi la Marte spinge di più la verticale, ok, 9.15 con la verticale, 5.9 senza il decoro, ok. È una bomba sta verticale, Luigi, devi mettertelo in testa. Verticale è una bomba, perché sta tenendo testa al dipolo, al 50% vince sul dipolo, hai capito? Aspettate, calma, fermi tutti un attimo, col dipolo mi hai fatto 9.15, 9.20 quasi, 9 invece con la verticale, ci sarà perché siamo in corta distanza rispetto a voi Giorgio, non lo so, guarda, io vorrei sentire anche i pareri qua, ho sentito delle bussate, sentiamo anche i pareri degli altri, che sentiamo un po' perché, invece a me da tutto l'effetto contrario, è premesso, io dico che ho, e lo ripeto ancora, un window di 45 metri di lunghezza, in polarizzazione orizzontale, quindi premetto che ho
gioco! Sì, il capo, vabbè, ma poi bisognerà qua una professione di certo, non è che... Se vuoi la chiedo però io, ho 35 di tiri che sono di guadagno, cioè, quindi... Se tu attacchi la potenza dell'apparato, io ti conto ugualmente, senza problemi, Luigi, ma in cielo, sì! Sì, ma è quello che volevo dire io a Luigi, che sono effetti propagativi, Luigi. Vedi, per esempio, c'è stato un momento prima, quando ti ho già confermato in precedenza, che il verticale di polo mi facevi lo stesso segnale. Adesso, l'ultimo passaggio che hai fatto, in di polo mi fai 9-10, comodo in verticale mi fai 8. Hai capito, Luigi? Sono effetti propagativi. Non è solo un effetto propagativo, sì, ma ovvio che ci sia anche una condizione, diciamo, di propagazione, con appunto della riflessione dell'onda nell'ionosfera, ovvio che ci sia quella, però la cosa più importante è meccanica, è la propagazione dell'onda e che subisce dei rovesciamenti diversi, secondo, cioè, da quello che ho capito, dal punto di vista della irradiazione verticale e orizzontale. Io ti ascolto in corta distanza e sono in poche parole meglio con la mia Windows, no? Ti ascolto meglio col tuo di polo. Se tu usi la verticale mi tagli addirittura i tiri via 20 punti, ma addirittura via ti giuro, Michele, hai capito? Si vede che è così, insomma, ma non è la prima volta che mi scontro con queste cose. Già quando giocavo il 27 con la direttiva, appunto queste cose ho imparato a conoscerle un pochettino. E di riflessioni particolari qua non ce ne sono, è quello che voglio dire. Il 27 già cominciano a intervenire delle montagne, no, delle riflessioni, delle poste, che la luce subisce dei rovesciamenti differenti.